Bentornati sul canale YouTube di Notebook Italia. Io sono Andrea ed oggi guarderemo la video recensione di Asus ZenBook Flip S. Questa è l'edizione UX370 UF con davvero delle caratteristiche tecniche che sono incredibili. Punto saliente è il fatto che questo sia un convertibile con due cerniere che non solo permettono un'apertura a 360 gradi, ma che garantiscono, almeno a detta del produttore, 20.000 cicli di apertura e di chiusura. Prima però di continuare con l'analisi, che ovviamente tratterà come al solito piattaforma hardware, ma anche caratteristiche e usabilità nella vita quotidiana, vi vado a raccomandare di seguirci su Instagram, su Telegram, siamo molto attivi e quindi restate in contatto con noi. Voglio partire dalla confezione di vendita, che come al solito è davvero di altissimo livello. Io ringrazio fondamentalmente Asus di andare a costruire confezioni di questo tipo. Va innanzitutto ad avere lo stesso tipo di nuance, quindi blu, o meglio royal blue, con il logo che invece è realizzato con finitura oro. Abbiamo al suo interno questo accessorio per il trasporto del convertibile, realizzato in stoffa con una texture che invece ricorda l'alluminio, in puntura che va ad essere a contrasto. All'interno una comoda tasca per trasportare magari una SSD esterna, ma anche per andare ad infilare la penna, penna che è ricompresa all'interno della confezione di vendita. Asus Pen 1024 punti di pressione, che va ad essere integrato poi con la tecnologia Windows Ink. Abbiamo inoltre un dongle che ci farà risparmiare quei 40-50 euro, che va ad essere con uscita che sarà di tipo C, quindi USB di tipo C, HDMI, ed infine una USB 3.0. Invece l'entrata sarà una tipica USB tipo C 3.1. Inoltre qualche piccolo manualetto ed infine anche il panno per andare a pulire la superficie del prodotto, che essendo in alluminio ovviamente qualche ditata di troppo la va comunque a recepire. Partiamo dal design. Il design è riuscitissimo, azzeccatissimo, cerchi concentrici come al solito con un alluminio che è spazzolato, particolarmente morbido al tatto, ma che difficilmente si graffia. L'ho utilizzato comunque in modo abbastanza esasperato e la qualità di questo alluminio ha permesso che non comparissero dei micrografi. Vi faccio vedere che questo è un ultrabook con un display che viene ad essere protetto da un Corning Gorilla Glass, display da 13,3 pollici, 1920x1080 punti, 500 nit di luminosità massima, una tastiera che io ho davvero adorato, sia per spaziatura, per qualità, ma anche per retroilluminazione. Poi abbiamo anche questi tasti con lettere e numeri in colorazione oro che mi hanno fatto davvero sorridere e mi hanno rapito. Questo è un prodotto basato su una piattaforma hardware che è la Intel Core i7 7500U, che ha due core fondamentalmente che lavorano a 3,5 GHz massimi, una Intel HD Graphics 620 con memoria VRAM da 1 GB. La batteria è da 39 W, garantisce almeno a detta del produttore 11,5 ore di utilizzo, ma io in realtà sono riuscito ad arrivare a 7 ore e mezza, 8 ore al massimo, con un impiego abbastanza stressante. 16 GB di memoria RAM LPDDR3 a 2133 MHz, ed infine un SSD da 512 GB, che in questo caso è di tipo M2, ma potrete anche andare ad utilizzare uno PCI Express, quindi una velocità ai massimi livelli. Vi racconto che abbiamo inoltre montati quattro speaker che sono pensati e ingegnerizzati da Harman e Kardon, quindi comunque diciamo una firma all'interno del mercato audio di rilievo. Si sentono molto bene,
per essere comunque un prodotto sottile soltanto 10,9 mm nella sua parte più alta. I bordi sono sottolineati dalla presenza di un taglio diamante con colorazione oro, che però in realtà è leggermente più scura dell'oro semplice, quindi ha qualche riflesso ramato. Su questo lato è presente una porta di tipo C3.1, il jack da 3,5 mm e la griglia per la reazione. Sì, perché comunque la CPU che viene ad essere montata non è di tipo fanless, però è integrata una tecnologia che permetterà di andare a ridurre le emissioni sonore sino ad un massimo di 20 decibel. Sull'altro lato invece un'altra porta di tipo C che, come possiamo ben immaginare, possiamo anche andare ad espandere con la presenza di questo accessorio in confezione. Abbiamo il tasto per il riconoscimento della nostra impronta digitale e per lo sblocco del dispositivo, integrazione con Windows Hello perfetta, 10 volte su 10, non è velocissimo, però comunque è davvero un punto da non sottovalutare se si vuole avere tanta sicurezza, il volume rocker per la regolazione dei volumi ed il tasto per l'accensione e lo spegnimento. Cosa particolarmente positiva è che la piattaforma hardware riesca a muovere dei file che sono particolarmente pesanti, quindi potrete sia andare a fare del video editing, però io ovviamente non consiglio questa macchina perché comunque sul lungo andare, se doveste affrontare 3-4 rendering nell'arco della giornata, perderete molto tempo. All'incirca 5 minuti di video particolarmente editati comunque porteranno via una quarantina, una cinquantina di minuti, poi dipenderà dal formato. Io di solito registro in 4K, faccio color correction, insomma comunque vado a mettere alla frusta tutti quanti questi dispositivi dal punto di vista del rendering, quindi sconsiglio comunque questa macchina per questo tipo di utilizzo. Però per navigare perfetta, per scrivere altrettanto buona, si trova ai massimi livelli per portabilità. Le temperature sono particolarmente contenute, non si vanno neanche in realtà a percepire delle variazioni significative. Fra le altre cose, le variazioni non vanno neanche a coinvolgere la tastiera che io, come vi ho detto precedentemente, adoro. Un'altezza dei tasti che è pressappoco perfetta, distanziati molto bene, retroilluminazione su diversi livelli, quindi è davvero un piacere da utilizzare. Il touchpad viene poi ad essere rivestito con una finitura in vetro che lo rende, a mio modo di vedere, uno dei più performanti che attualmente si possono andare ad utilizzare. Sembra di utilizzare il nostro dito direttamente sullo schermo, insomma, dal punto di vista dell'input questa è una macchina da 10 su 10. Si può andare anche ad utilizzare in modalità tenda, quindi per visualizzare magari qualche video, oppure potremo andarla ad impiegare come un vero e proprio tablet. Con la modalità tablet verrà ovviamente più comodo utilizzare anche la penna 1024 punti di pressione, che riconosce una pressione differenziale da 10 grammi a 300 grammi, quindi vedremo comunque un tratto, soprattutto se lo utilizzeremo in ambito di disegno, vedremo il tratto cambiare con il variare della nostra pressione. Una penna che ha anche due tasti che possiamo andare a personalizzare, fondamentalmente io lo uso con il tasto selezione e gomma. Tra le altre cose possiamo sostituire anche la punta, che quindi si va a consumare sulla superficie in Corning Gorilla Glass. Non consiglio l'utilizzo della penna ai disegnatori professionisti perché rimarrebbero delusi, mentre per prendere qualche appunto, fare qualche schizzo è consigliatissima. È possibile videogiocare a qualche gioco leggermente più datato, però ovviamente non è una macchina pensata per il gaming. Mentre per l'entertainment, quindi per riuscire ad intrattenere qualcuno con la visualizzazione di filmati in streaming, magari su Netflix oppure su altre piattaforme, non c'è nessun tipo di problema. Lo schermo è particolarmente bello da utilizzare e la connettività è tanto stabile che non avrete nessun tipo di problema ovviamente nel recepire dati da piattaforme streaming. Sono presenti inoltre quattro piedini che permetteranno di sopraelevare il fondo del prodotto da ovviamente il piano su cui lo andremo ad appoggiare, quindi andrà a conferire una migliore ventilazione del fondo, quindi delle temperature più contenute. Il fondo del dispositivo possiamo andarlo a rimuovere
attraverso queste viti che sono presenti sul perimetro, possiamo andare ad aggiornare soltanto lo storage interno, quindi o aumentare il quantitativo di gigabyte oppure la velocità dell'unità stessa. Questo è un prodotto che a me è piaciuto molto, io lo consiglio, ma ha un grosso difetto, un prezzo che ovviamente non è per tutti, ma su questa fascia di prezzo, con queste caratteristiche, questa costruzione, ma poi anche tutta la serie di accessori presenti per l'appunto all'interno del box di vendita, io mi sento comunque di consigliarlo, perché è il prodotto ideale per chi voglia avere lo zaino sempre molto leggero, una macchina prestante, uno schermo che è davvero bellissimo e, fra le altre cose, una tastiera che si ripagherà in pochissimo tempo. Asus ZenBook Flip S è un prodotto completissimo, forse leggermente troppo costoso.